Serra San Bruno, un centro immerso nel verde, nella biodiversità e nella spiritualità. Un centro che deve le sue origini al fondatore dell'Ordine Certosino, San Brunone di Colonia, il quale nel 1091 decise di venire in Calabria e, dopo aver ricevuto queste terre dal conte d'Altavilla Ruggero il Normanno, in questi luoghi da lui stesso definiti ameni, decise di erigere qui il suo primo eremo, in località Torre, oggi conosciuta come Santa Maria nel Bosco. Qui San Bruno trascorse gli ultimi 10 anni della sua vita, che dedicò profondamente alla ricerca di Dio nel silenzio e nella solitudine. Morì il 6 ottobre 1101 e le sue ossa, insieme a quelle del suo primo successore, il Beato Lanuino, furono ritrovate a Santa Maria. Oggi sono custodite nella chiesa conventuale della Certosa di Santo Stefano, meglio conosciuta come la Certosa di Serra San Bruno, primo monastero in Italia e secondo in Europa dopo quello di Grenoble, in Francia. Attraverso delle straordinarie immagini voglio presentarvi una Serra San Bruno accogliente, una Serra San Bruno di natura, di arte, di spiritualità, e quindi affiancare alle bellissime immagini delle nostre chiese settecentesche, le bellissime immagini della Certosa di Serra San Bruno, le bellissime immagini di Santa Maria del Bosco, ma anche la nostra accogliente cittadina, le sue vie, le sue piazze, sempre popolate, che non lasciano mai soli i visitatori. Voglio farvi conoscere le nostre bellissime montagne, aree distese, infinite di boschi, che ogni giorno ospitano fuoristrada, ospitano amanti del motocross o semplicemente visitatori che amano passeggiare nel verde. Serra San Bruno delle attività produttive, Serra San Bruno dei grandi maestri d'arte, una Serra San Bruno da visitare, una Serra San Bruno da conoscere. E allora non ci resta che guardare queste belle immagini e io vi do appuntamento alla fine di questo percorso, di questo viaggio. Le bellezze architettoniche conservate in questa tranquilla cittadina calabrese sono molteplici. Una di queste è la Chiesa della Dolorata in Corso Umberto I, esemplare edificazione barocca composta da straordinari blocchi di granito grigio locale. L'interno, a croce greca e mononavale, è sorprendente. Una incredibile estasi artistica nella quale immergersi senza timori. Scegliere da dove lasciar partire lo sguardo è un compito arduo, poiché tutto rasenta il meraviglioso ed il sublime. Quattro medaglioni di fattura settecentesca adornano le pareti della navata. Raffigurano i santi Pietro, Paolo, Bruno e Gennaro, perfettamente idealizzati nel marmo bianco decorato. L'incredibile vortice di fregi, di intarsiature e di decorazioni che costituisce l'altare maggiore trascina le menti verso epoche di grande passione artistica, dove il bello e il sacro magicamente approdavano ad esiti visivi di grande effetto. Un
uno sguardo nella cappella sinistra ed ecco apparire un capolavoro di Paolo De Matteis. Le linee pittoriche raffigurano la Vergine Immacolata e San Bruno, quest'ultimo molto importante per tutta la città. La balaustra in marmo triforato suscita interesse per la perfetta geometria delle linee decorative. Sono visibili gli stemmi certosini. Essa, infatti, era inizialmente collocata nella certosa. Nella cappella destra, invece, emerge un dipinto seicentesco di autore ignoto, dal quale traspare l'agonia di Sant'Anna, assistita nel sussulto morente dalla Vergine e da San Giuseppe. La chiesa matrice dedicata a San Biagio è la più grande della città. Opera dell'artista serrese Biagio Scaramuzzino, essa fu ricostruita nel 1795 utilizzando blocchi di granito provenienti dalla Certosa. Un magnifico finestrone, recentemente restaurato, impreziosisce la facciata già di per sé straordinaria. Nel tempio, le arcate laterali suddividono l'area perfettamente quadrata in tre navate, splendidamente decorate e ricche di fascino. All'interno è possibile trovare, sopra le mensole inserite tra le colonne delle arcate, quattro statue marmoree che raffigurano Santo Stefano, San Giovanni Battista, la Vergine con il Bambino e San Bruno. Favoloso è il Pergamo, costruito nel 1790 dalla bottega dello Scaramuzzino, dichiarato monumento nazionale, un pregio ligneo di assoluto valore. L'altare maggiore è una preziosa realizzazione del 1878, attribuita alla bottega dei fratelli Drago. Esso ospita in una nicchia, illuminata da un'affascinante luce azzurra, la statua della Vergine. Un chilometro di strada è sufficiente per scoprire un vero e proprio Eden, dove è facile allietare le proprie passeggiate e assaporare quella tranquillità che soltanto le piante sono in grado di trasmettere. Si tratta dell'orto botanico Rosarella. Esso sorge in un luogo dove prima era insediato un antico vivaio e grazie all'opera del professor Maurizio Siviglia e di validi collaboratori, questa terra è stata trasformata in un rifugio sicuro per piante rare, ormai in via di estinzione. Luogo ideale dove rinfrancar lo spirito, l'orto botanico attende soltanto di essere percorso in lungo e in largo, anche e soprattutto per rinsaldare l'atavico legame con la natura e permettere così di ritrovare se stessi. Amare la natura non sarà più un'illusione dopo aver visitato questo affascinante paradiso botanico. Ben 6 ettari di verde sono a disposizione di chiunque voglia appropriarsi di questa avventura.
Adrenalina allo stato puro. L'associazione SR Off-Road, un gruppo di appassionati di fuoristrada, vi condurrà nei boschi che circondano Serra San Bruno in un'escursione davvero particolare. Lasciate a casa la paura, perché una volta saliti sulle loro potenti auto, è davvero un peccato chiudere gli occhi. Un saliscendi da urlo, immersi nella natura, un'imperdibile toccasana per gli spiriti più pazzi e per chi adora le emozioni forti. Serra San Bruno, è possibile ancora oggi assistere alla produzione del carbone secondo le antiche usanze dei carbonai. Cataste fumanti di legna, chiamate scarazzi, si incontrano lungo il cammino nei dintorni del paese. Grande accuratezza nella scelta della legna da utilizzare, insieme ad una particolare inclinazione per un lavoro duro e faticoso, consentono di ottenere un eccellente carbone esportato in tutta Italia. Tappa obbligata di qualsiasi visita a Serra è sicuramente la Certosa, luogo carico di misticismo. Un viaggio nel museo del complesso, realizzato nel 1994, consente di entrare in contatto con la vita dei certosini e di afferrarne lo spirito. Di particolare interesse è la ricostruzione della chiesa del convento. Un portale cinquecentesco introduce all'interno dove tutto è fedelmente riprodotto. Proseguendo, è possibile ammirare anche una ricostruzione della cella di ogni monaco. All'interno è visibile il cubicolo nel quale i monaci trovano riposo e si raccolgono in preghiera. Il resto del museo è un prezioso omaggio alla vita di questi straordinari monaci. Osservare la gioia dipinta sui volti dei più piccoli nella piscina comunale della città è motivo di orgoglio per tutti i serresi.
un complesso moderno che dà la possibilità a tutti i ragazzi, e non solo, di divertirsi e di fare uno sport salutare e utile sotto la supervisione di validi istruttori. Un altro luogo suggestivo e carico di interesse è il santuario di Santa Maria del Bosco. Esso si trova immerso nel verde, tra abeti bianchi e giovani faggi, a poca distanza dal centro città. Qui visse gli ultimi anni della sua vita il santo Bruno di Colonia, molto venerato dai serresi. All'ingresso si viene accolti da un laghetto nel quale, secondo la leggenda, il santo pregava inginocchiato per mostrare la sua penitenza a Dio. Un'ampia scalinata di granito, opera degli scalpellini serresi, conduce al dormitorio di San Bruno. Qui il santo fu sepolto, ed una statua di pregevole fattura del XVII secolo, opera dei Pisani, è custodita all'interno della struttura. La vicina chiesa, di rara bellezza, è realizzata su un impianto mononavale e sorprende per la sua semplicità. Sull'altare maggiore accoglie il visitatore una pregevole statua lignea raffigurante Santa Maria del Bosco. A Serra San Bruno è possibile deliziarsi con prodotti davvero eccellenti che aspettano soltanto di essere provati. Un interessante percorso gastronomico al quale abbandonarsi senza riserve, sicuri di essere degnamente ricompensati. Numerose strutture sono pronte ad accogliere i turisti, offrendo loro degli scenari suggestivi ed un ambiente di incredibile fascino dove trascorrere piacevoli ore in compagnia di una natura straordinaria. Spero che questo viaggio, queste immagini abbiano suscitato in voi un grande interesse e spero abbiano anche maturato il desiderio di venirci a trovare. E quindi non ci resta che salutarci con un arrivederci a Serra San Bruno.